che a canestro è realizzato in collaborazione con Banca dell'Adriatico, da sempre vicini al mondo dello sport. Vicini a voi. Buonasera a tutti cari amici, dunque ci siamo, è l'appuntamento per gli appassionati di basket più atteso dell'anno, una sorta di evento sicuramente per le Marche, parliamo ovviamente del Trofeo delle Regioni, domani la cerimonia di apertura ferma in Piazza del Popolo, però le partite sono già iniziate, soprattutto il territorio della nuova provincia fermana è stato invaso da giocatori tecnici, dirigenti e familiari e ci auguriamo che sarà ancora di più invaso nei prossimi giorni. È una delle anime dell'organizzazione, inoltre, è Fermano Doc, inteso come territorio, Pino Rotolini, consigliere nazionale della FIP. Ciao, Pino, e ben trovato. Ciao, buonasera. Allora, abbiamo detto molte volte nel corso delle nostre trasmissioni, un anno di lavoro sempre intenso, ma ancora più intenso, sicuramente, Pino, in questi giorni. Ti chiedo subito in quale direzione diciamo così, avete lavorato, nel senso come vorresti tu, come vorrebbe Davide Paolini, i vostri collaboratori, che si caratterizzasse questa manifestazione. Ma noi sino a ieri, fino a quando sono arrivate tutte quante le, le selezioni regionali, abbiamo basato il nostro lavoro. Sull'attenzione all'ospitalità. Diciamo che come marchegiani vorremmo distinguerci principalmente per questo. Quello che è l'evento sportivo è un evento che la Federazione Italiana Pallacanestro con il tramite della, del settore squadre nazionali maschile e femminile organizza già bene. Noi dobbiamo mettere a disposizione i campi, tutta quella che è la struttura organizzativa. Poi c'è la parte dell'ospitalità e questo devo dire grazie anche alla collaborazione dei villaggi Holiday e Le Mimose di Porto Sant'Elpidio, il nostro staff, guidato da Lella Ricamonti, che è stato un impareggiabile presidente del comitato organizzatore, ha predisposto al meglio quella che è appunto l'ospitalità. Noi vorremmo dimostrare il piacere di ospitare la gente nel nostro territorio. Ovviamente, e parla chiaramente anche la tuta che indossi, ti senti molto di più organizzatore in questo caso e non osservatore come consigliere nazionale della FIP. Sì, sì devo dire che questa è una cosa che abbiamo deciso insieme di portare avanti e insieme fino all'ultimo momento bisogna che eh, Lavorare, stare lavoriamo, sul pezzo. lavoriamo esatto, duramente per, per fare bene. Devo dire anche una cosa che il trofeo delle regioni per tutte quante le, le regioni, appunto le selezioni, è il momento in cui l'orgoglio regionale esce maggiormente, quindi c'è anche lo sfottò tra presidenti, tra anche consiglieri federali durante le partite delle varie regioni e c'è proprio il senso di appartenenza. A maggior ragione, anche in questa maniera l'ho voluto dimostrare, ma perché possa essere anche tutto il movimento gestistico regionale che possa unirsi a noi in questa avventura molto bella e molto gratificante. Il torneo, lo rammentiamo, eh, vedrà impegnati i migliori giocatori classe 1997 per 32 squadre partecipanti. A tuo avviso, Pino, cosa dobbiamo aspettarci da un punto di vista squisitamente tecnico, visto che vedremo i migliori e le migliori atlete? Ma Diciamo tecnicamente questa è un'annata già che, il settore squadre, che i settori squadre nazionali, quindi maschile e femminile, seguono da, già da un paio d'anni, quindi già conoscono quali sono i migliori talenti e quindi c'è già una struttura di quello che si andrà a lavorare. Questo è il momento clou, diciamo, quindi è l'evento importante per i ragazzi di questa annata. Sicuramente vedremo dei bravissimi atleti, quindi dei buoni atleti e bravissimi giocatori già a questa età e vedremo anche il livello, lo stato di salute della pallacanestro giovanile italiana, mediante anche i giovani allenatori che stanno seguendo questi ragazzi e che stanno facendo, secondo me, un buon lavoro già dei tornei pre-trofeo pre a cui abbiamo assistito. Voi, Pino, vi siete spesso sforzati in questi mesi nel ribadire il concetto di fare squadra, mondo sportivo, istituzionale ed imprenditoriale. Eh, diciamo, è possibile fare un consuntivo? Si è creata questa sinergia, a tuo avviso? Sì, sì, si è creata perché diciamo che noi come Comitato Organizzatore dal primo momento in cui abbiamo coinvolto diciamo, tutte le parti, soprattutto del Fermano, comunque della regione, in che potevano essere interessate, abbiamo insomma, subito trovato un terreno fertile. Eh, devo dire che purtroppo il momento difficile che sta attraversando il nostro Paese eh, di riflesso ha creato dei, dei problemi anche a noi, però devo dire che con l'impegno di tutti, ecco, sia da parte delle, delle istituzioni che dalla parte eh, industriale, comunque ecco, la Camera di Commercio di Fermo è stata per noi un partner importantissimo. Eh, mediante tutte le associazioni di categoria, ricordo che è stata istituita questa Trofeo delle Regioni Card che proprio in questi giorni, da ieri anche oggi, eh, a genitori che stanno arrivando, stiamo distribuendo con un elenco di esercizi convenzionati dove gli ospiti potranno godere di sconti. Ecco, abbiamo cercato appunto di fare sinergia pur con le difficoltà del momento che comunque sono davanti agli occhi di tutti. Parlavi di Camera di Commercio, parlavi di carte del Trofeo delle Regioni, allora vediamo proprio, casca a fagioli il servizio di presentazione di queste iniziative con anche le maglie davvero suggestive che indosseranno i nostri giocatori. Conferenza stampa di presentazione proprio alla Camera di Commercio di Fermo. Vediamo. 4-9 aprile, Trofeo delle Regioni, l'evento. Da manifestazione ad evento si sta delineando così il trofeo delle regioni di basket in programma dal 4 al 9 aprile nella provincia di Fermo. Alle tante occasioni sportive, partite, dimostrazioni della nazionale italiana maschile under 18, clinic per allenatori, si stanno affiancando una serie di iniziative che non soltanto arricchiscono il programma, ma offrono ai tanti accompagnatori e visitatori che arriveranno nelle cinque città sedi delle partite del trofeo una serie di possibilità interessantissime per conoscere il territorio, apprezzandone le caratteristiche, e magari tornarci. Nasce così anche la card del TDR su iniziativa della Camera di Commercio di Fermo all'interno della cui sala consigliare è stata ufficialmente presentata alle autorità intervenute e alla stampa. Sì, questa è una straordinaria vetrina per il territorio, oltre che un importante evento sportivo che coinvolge i giovani. Noi abbiamo vinto la sfida con realtà importanti come la città di Genova, la città di Pescara. Abbiamo vinto come provincia e con le città di questa, di questa provincia. Però, dicevo, è un'occasione per farci conoscere all'inizio della stagione estiva e credo che questo territorio si farà apprezzare. Io direi che il canestro lo fa sempre la squadra. Poi magari c'è la volta che tira l'uno o tira l'altro. Però eh, è da tempo che noi lavoriamo per un eh, lavoro di squadra per promuovere questo territorio nella sua interezza in tutte le occasioni e in tutte le manifestazioni, non potevamo non cogliere questa grande kermesse che vede tutte le regioni d'Italia nel nostro territorio per organizzarsi al meglio e lasciare ai nostri ospiti una bellissima impressione, creando una condizione di ospitalità che sia al meglio promuovendo tutte quelli che sono le nostre, i nostri prodotti di eccellenza, i nostri prodotti di qualità, ma promuovendo anche i nostri servizi, promuovendo anche la nostra gente con la loro bontà, la loro capacità di accogliere e soprattutto far sì che si possa emozionare questi nostri ospiti perché questo è un territorio e questa è una popolazione che sa emozionare. Allora abbiamo gli outlet. È opportuno che per questi ci sia una condizione di attenzione particolare. Abbiamo dei bravissimi acconciatori, dico uno perché non li citiamo mai, citiamo un po' quelli più ripetitivi che possono essere al loro servizio. Abbiamo una ristorazione che naturalmente deve fare uno sforzo maggiore. Abbiamo detto un po' a tutti i cittadini: facciamo un appello, accogliamo questa gente. Anche con un sorriso che in fondo è la nostra caratteristica e quando ci manca è perché lavoriamo molto e corriamo, in questa occasione prestiamo attenzione, Abbiamo coinvolto, hanno coinvolto i ragazzi delle scuole, quindi voglio dire c'è proprio una sensibilizzazione collettiva, non dobbiamo e non vogliamo sbagliare. Due iniziative importanti, la CARD perché è quella che coinvolgerà tutti gli operatori turistici e locali e commerciali della zona. La maglia, perché oltre che è una maglia con cui le nostre due rappresentative giocheranno, ha uno scopo benefico. Il nostro obiettivo, queste maglie, finito il trofeo, verranno messe all'asta, dando una, una, una scelta primaria logicamente alle giocatrici, allo staff perché saranno, dovranno contribuire alla costruzione di un campo di basket in Camero, in modo che questo trofeo sia si ricordato poi fra tanti anni, perché grazie anche al trofeo delle regioni noi abbiamo fatto qualcosa di buono per chi è meno fortunato di noi. Intanto, il suo appello ad accogliere queste migliaia di persone che arriveranno con tanta ospitalità, con il sorriso, lasciando dietro quelli che possono essere dei piccoli eh, problemi o delle piccole eh, problematiche organizzative? No, più di tutto è rivolto al fatto che noi siamo Le marche, Regione Alpulare, siamo in un territorio, il Fermano, che è un gran territorio, ma un po' di campanilismo almeno sportivo ma penso anche politico ci sia quindi quella mia, il mio appello era dimentichiamoci da oggi fino del 10 aprile di questi piccoli rivalità campanilistiche accogliamo la gente col titolito, facciamo capire chi sono i marchigiani e chi, è e chi è il fermano, anche se non sono direttamente fermano, parlo dal punto di vista che dimentichiamoci che abbiamo fatto uno sforzo incredibile e come ricordo sempre il Comitato regionale è fatto da gente che dedica il tempo, è un hobby. E quindi... In questo periodo ho rubato tantissimo tempo e per questo vorrei ringraziare Pino Rotolini, la Monti, Peppe Fusco, Silvia Mondaini, Milena Pizzi, ma tutti i collaboratori del Comitato. Ringrazio tutti quelli che in questi due mesi mi hanno sopportato. Perché, no, perché sicuramente spesso con loro ho avuto degli sfoghi anche pesanti. A fianco di questa iniziativa è stata presentata anche la divisa con cui le due selezioni marchigiane scenderanno in campo. Divise innovative per colori e stampa. Come ha detto Claudio Sbrolla, rappresentante della RA, ditta fornitrice del materiale tecnico. Una maglia che abbiamo studiato e pensato insieme al presidente Paolini e al comitato organizzatore. Una maglia, secondo me personalmente bella e che rappresenta un po' la nostra, la nostra regione, perché una, nella foto si vede il mare e si vedono i monti, che è l'emblema della regione Marche. Quindi, oltre alla finalità benefica che questa maglia avrà, perché poi il ricavato sarà dovuto in beneficenza, ha anche una finalità eh, promozionale e questo ci fa solo che piacere proprio per dare seguito alla nostra missione di servizio a chi gioca a basket. Saremo presenti con uh, un temporary store il giorno venerdì, sabato e domenica eh, nel Palazzetto dello Sport di Porto Sant'Elpidio e lunedì per le finali nel Palazzetto di Porto San Giorgio. Quindi un ulteriore impegno per un'azienda come la Sport Street che è di carattere familiare e quindi uno sforzo notevole. Ed ovviamente il nostro gruppo darà amplissimo spazio a questo Trofeo delle Regioni, non solo con questa trasmissione, ma in settimana realizzeremo una trasmissione speciale solo dedicata al Trofeo delle Regioni, andando un po' in giro sui vari campi. Questa nuova trasmissione speciale andrà in onda giovedì alle 21.15 con repliche il venerdì alle 21.30 e sabato alle 18 su TVRS Marche sul canale 111 del Digitale Terrestre. Quindi giovedì alle 21.15, replica venerdì alle 21.30 e sabato alle 18. Non trascuriamo ovviamente i campionati che vanno avanti, per esempio in C Direttanti, dove eh, dopo 27 giornate di rincorsa la Dino Bigioni-Montegranaro ha guadagnato la vetta del girone, approfittando anche del capo della Telematica Orvieta ad Umbertide Carpinetti e compagni, quindi hanno battuto il San Vito Chietino. Mentre nelle gare del weekend Marzocca ha avuto la meglio a fatica sul Passegnano e la Stamura ha letteralmente passeggiato sul campo del già retrocesso Foligno. Vediamo la classifica della C Direttanti, girone F, prima della sosta Pasquale. Monte Granaro 40, Giuliano Vancona Edorvieto 38, Sangio 36, Pisarum 34, Reale Mutua Perugia 28 insieme a Lumbertide, ecco il Pidiense Porto Santelpide e Marcab Marzoca 26, Barbetti Gubbio 24, Lanciano 22, San Vito Chietino 20, Assisi 12, Passignano 10, chiude il Foligno con 4 punti. E, eh, si è chiusa nel frattempo la fase ad orologio nel campionato di Serie C regionale con il Matelica che ha nettamente avuto la meglio sul Gualdo nello scontro diretto, guadagnando quindi il primo posto nel girone A. Fermignano batte Loreto Pesaro e si aggiudica la quinta posizione. L'Urbino riesce a passare a Ponte Vecchio ed aggancia in extremis i playoff. Mentre nel girone B tutto facile. Per il Recanati a Deruta, alle sue spalle il secondo posto per gli Ascoli Towers che hanno superato Montemarciano Situazione però che in questo girone deve ancora definirsi in attesa che venga rigiocata Falconara Marciano. Vediamo le classifiche eh, finali, quindi nel girone Amatelica 38, Gualdo 36, Urbania 32, Loreto Pesaro 30, Fermignano 28, Bramante Pesaro 26, Pontevecchio Perugia 24, Basket Ducale, Todi Palazzetto Perugia 22, Fano un Fortuna 18, Cagli 12. Andiamo al girone B, ricordo prime 8 ai playoff. Girone B con in testa la Lui Porta dei Canati con 42 punti. Ascoli Towers 40, Monte Marciano 38, Basket Tolentino 32, Motori Falconara 28. Ascoli e Castelfidardo 24, Marciano e Pedasso 22, San Benedetto 20, Giro Mondo Spoleto 18, Deruta 2 punti. Ovviamente. Si partirà con gli ottavi di finale, la prima di un girone contro l'ottava dell'altro, poi seconda contro settima, terza contro sesta e via di seguito. Gare al meglio delle due partite su tre, soltanto la finale al meglio delle tre partite su cinque. Avremo modo ovviamente di parlare diffusamente di questi play-off. Si prosegue invece nella regular season del campionato di Serie D, sia nel girone A sia nel girone B. La partita che abbiamo seguito per voi nello scorso weekend è stata Vallesina-Maior Senegallia e vediamo il servizio di David Luconi. In collaborazione con Freedom Libertà Tecnologica Ancona Chiaravalle. Vittoria netta e inequivocabile quella ottenuta dal Vellesina Basket per 51-37 che torna al successo regolando l'ultima della classe Maior Senigaglia. Borocci e compagni stendono i malcapitati ospiti che sono ad un passo dalla retrocessione nel torneo di promozione. Divario già ampio all'intervallo quando i gialli di casa conducono 28-13 hanno già in ghiaccio la gara. Senigallia che fa una fatica indicibile a segnare e i locali si trovano avanti con un'equivocabile 51-30, a, a due minuti dalla fine del match, che testimonia come non ci sia stata in pratica quasi mai partita. Valesina, ora che vuole prepararsi al meglio in vista dei play-out di questo girone A della Serie D regionale, che li vedrà impegnati contro il Sant'Angelo Vado quando tra due giornate terminerà la regular season. Valesina che sta lavorando bene da alcuni anni anche e soprattutto nel settore giovanile, tanto che la società vanta un vivaio di tutto rispetto con circa 250 iscritte ai corsi in minibasket e ai campionati di avviamento alla pallacanestro, nei quali vengono militati ben 5 campionati regionali in corso di svolgimento che vanno dall'under 15 all'under 13. In fase embrionale anche il settore femminile con le 30 bambine iscritte che con, eh, cominceranno alla prossima stagione a disputare i loro tornei regionali. Valesina è impegnata da sempre, come è noto nel sociale, con la Hollus Orizzonti Sportivi operanti in Africa. Eh, di qualche settimana fa infatti l'ultimo viaggio eh, effettuato in Camerun dove vengono costruiti campi di gioco e formati istruttori indigeni che diano una mano nella crescita dei ragazzi del posto. Marco Pambianchi, storica figura del Valesina Basket, capitano. Oggi siete tornati alla vittoria, una vittoria agevole, e vi preparate per i play out? Sì, eh, oggi siamo tornati alla vittoria dopo eh, alcune partite in cui abbiamo subito delle sconfitte, una vittoria che, che ci dà morale per, per il proseguo, sappiamo già che dovremo affrontare i play e quindi queste partite che restano le disputeremo ecco in quest'ottica per prepararci appunto a disputare i playout e per cercare di... Salvarci, che è l'obiettivo nostro stagionale, ecco, quindi di rimanere in questa serie? È stata un'annata abbastanza travagliata già dall'inizio, però il gruppo comunque è rimasto solido e compatto per chiudere al meglio la stagione, no? Sì, infatti. Eh, siamo rimasti il gruppo storico, siamo rimasti compatti, nonostante all'inizio eravamo eh, una rosa molto più ampia, con eh, infortuni e anche problemi vari, diciamo, ci siamo, eh, abbiamo ridotto di numero, ecco, però l'importante è che mh, il nucleo storico diciamo, siamo rimasti, stiamo lottando allenamento dopo allenamento e, appunto, per cercare di arrivare alla fine in maniera eh, diciamo, positiva e per raggiungere il nostro obiettivo. Ecco. Ecco un'ultima un domanda, come si sta qui a Valesina a livello di società? Insomma raccontaci tu che sei un veterano. Beh io sono, sono tanti anni che, che sto qui nella Valesina, ne ho fatto parte anche prima come dirigente dal, ehm, dal secondo anno di nascita di, di questa squadra diciamo, che sono eh, qui presente, quindi conosco molto bene il presidente Tisba. E quindi, ecco, considerate che è una società che è nata da un gruppo di amici che questo, amano tuttora questo sport, e poi con l'aiuto di esterni come Milli, Borocci, ma tutti quanti diciamo, è cresciuta con il settore giovanile e tutto ha, tutte quelle belle cose che, che sappiamo che, che ha fatto. Quindi, c'è dietro una società seria che, che lavora. Ecco. Alessandro Borocci, bomber del Vallesina, sicuramente uno dei miei realizzatori, sia nei campionati di promozione precedenti che in Serie D dove ti sei confermato. Insomma, raccontaci, quando tiri cosa provi, questa mano va alla grande, questo polso? Eh, sì, penso sempre a far canestro, qualche volta non va dentro, però si sì, prova sempre a fare il meglio. Il meglio. Dipende anche dall'avversario che hai di fronte, certo. qualche volta. Quest'anno ho subito sempre boxe e one, pressioni addosso, sempre l'uomo appiccicato. È, un po'... è stata dura comunque a continuare così, anche con pochi allenamenti. Sento un giudizio sul campionato? Quali squadre ti sono piaciute? Chi pensi che possa diciamo, provare a tentare il salto? Ma penso che le squadre più forti sono le due Jesine, la Esis e la Virtus. Eh, poi anche la squadra di Basket Giovane Pesaro. Montecchio, io l'ho vista bene, con noi ho sempre giocato da Dio, però adesso è un po' in calo. Comunque queste le prime 3-4 di campionato. Ecco per quanto riguarda voi invece la partita con Sant'Angelo in vado, è una partita accessibile. Sì, accessibile. A casa loro abbiamo vinto di un punto, speriamo di ripeterci e allenarci per questi play-out che sono sicuri. Daniele Tagnani, classe 94, uno dei giovani di, questo, di questa Mayor Senigallia che sicuramente ha basato la sua stagione su, sul progetto di far giocare i giovani. Raccontaci un po' di questa annata, difficile dal punto di vista dei risultati, ma sicuramente di forte crescita per tutti voi. Sì, decisamente, perché comunque è servito a livello fisico molto e beh, speriamo che, di farlo anche con l'Andro 19, abbiamo in progetto sta cosa e speriamo che vada meglio che con questa squadra Quali sono state le maggiori difficoltà che avete incontrato durante l'anno? Le eh, maggiori difficoltà? Beh, tutte, comunque siamo una squadra che cioè, è il primo anno che giochiamo insieme quindi all'inizio bisognava conoscerci tutte queste cose e poi vabbè, non abbiamo molti lunghi quindi le altre squadre sì e noi siamo un po' penalizzati per questa cosa Quindi adesso vabbè, mancano due partite alla fine onorerete il campionato e poi come ripartirete? Speriamo meglio, three, sì. perché vabbè, poi il prossimo anno si farà con l'under 19 che è la squadra che gioco io e si farà la serie D e speriamo che va meglio anche se lì non abbiamo molti lunghi però. parliamo di cose serie parliamo di, di solidarietà voi è tanti anni che avete una Ollus che sta in Africa sportivi? Ecco raccontaci Orizzonti sportivi, sì, sportivi, sì, è una onlus che è nata eh, con il progetto Africa, un villaggio Shitsong in Camerun dove eh, una, un frate che si chiama Roberto, eh, tantissimi anni con questa missione, ha iniziato con questi contatti in Italia, eh, noi siamo stati contattati eh, da mh, prima bambini cardiopatici nel mondo che è un'altra onlus legata invece alla salute dei bambini per cui eh, è stato costruito un grandissimo ospedale in Camerun eh, dove mh, si dà una risposta a milioni e milioni di persone noi siamo intervenuti in quel villaggio con questi progetti che sono legati invece allo sport eh, quindi il basket in particolare quest'anno abbiamo portato anche la palla a volo il basket in particolare nel senso che abbiamo costruito, aiutato a costruire e costruito dei campi eh, allenando eh, delle squadre femminili e maschili, di bambini e eh, ragazzi che stanno giocando veramente bene. In questi anni hanno fatto anche discreti, avuto anche discreti successi nei loro campionati sì, in luogo. Ecco, che grande soddisfazione vi dà questa cosa? Vedete la gioia in questi ragazzi? Insomma, raccontaci un po', descriveci. Assolutamente sì, anche se io personalmente non sono mai andato, ma in particolare mio fratello... Renato. Renato è stato parecchie volte a Shisong, credo ormai 6-7 volte. E quando ritorna... Soffre di Maldafrica. Eh, ma forse sì, comunque si ritorna sempre volentieri. E quando ritorna, ritorna con questo entusiasmo negli occhi... Eh, dovuto sicuramente a questo impatto emotivo e emozionale che dà lo stare con bambini che sprizzano gioia eh, da tutti i pori. Ecco, veniamo al, al settore giovanile, state lavorando degnamente, più che degnamente, gli ultimi due anni, no? Sì, questi due anni abbiamo raccolto tantissime, tantissime iscrizioni in tutto quello che è l'arco dei Castelli Jesini e oltre fino ad arrivare a Arcevia eh, ci dà tantissima soddisfazione anche questo il vedere che nei, nei comuni ri, nei rispettivi c'è questo entusiasmo che eh, nasce appunto da questo sport che per loro appunto nuovo non era mai stato toccato con i propri figli e quindi cerchiamo appunto di dare una risposta a questo entusiasmo. Quindi la pallacanestro diffusa in un contesto dove prima non esisteva? Esatto, sì, sì, sono piccoli comuni dove effettivamente non si giocava a basket. E facciamo i complimenti a queste due società, Vallesina e Maior, che veramente investono tanto, tantissimo sui giovani, sul nel sociale, quasi da esempio. Sì, Pino. direi di sì. In un momento soprattutto come quello attuale, io il monito solito quello di fare il passo secondo la gamba penso che meglio di questo periodo non, non c'è per poterlo riaffermare quindi investire sul settore giovanile potrebbe essere intanto una soluzione ai problemi immediati ma soprattutto una, una ipotesi di crescita seria per il futuro per queste società ecco ce ne sono tante che dovrebbero a mio avviso seguire l'esempio di Vallesina di Maior perché Ripeto, è sui giovani che possiamo basare il, il futuro di queste squadre e di queste società in un periodo difficile come questo. A proposito dei giovani, dunque, lo ricordo a beneficio di quei quattro gatti che non lo sapessero: i campi impegnati, le sedi del Trofeo delle Regioni saranno appunto Porto San Giorgio, Fermo Pedaso, Monte Ranaro e Porto Sant'Elpidio. Oggi, mercoledì, Marche Femminile, eh, affidata ad un trio, Meriandilli, Rasserini e Campetelle, in campo contro la Puglia alle 15.30 a Fermo, i ragazzi a Pedasso alle 17.30 contro la Sicilia, i ragazzi che sono affidati alla guida di Francesco Ferri ed Emanuele Borsella. Quali sono, secondo te, Pino, le possibilità delle nostre due formazioni? Le Marche Femminile sono entrate attraverso il ripescaggio, le Marche Maschili in passato, in qualche edizione, hanno fatto molto bene. Per quanto riguarda la selezione femminile io sono stato anche a Battibaglia allo spareggio perché anche, anche in questo caso per testimoniare come tutto quanto il movimento ci teneva a questa qualificazione, devo dire eh, bravi soprattutto allo staff dal referente tecnico Sara Figiorà, a tutti quanti gli allenatori che hai appena nominato. Per l'impegno e il lavoro serio che hanno fatto su queste ragazze, perché a Battipaglia contro la Calabria abbiamo fatto veramente una gran bella figura. Al di là del valore delle avversarie, abbiamo visto una squadra che è pronta per disputare il Trofeo delle Regioni. Non siamo di un livello eccelso e lo sappiamo, però mh, sono convinto che qualche soddisfazione potremmo togliercela. Per quanto riguarda invece la selezione maschile. È una squadra che a me piace tantissimo perché di una combattività, di una voglia, è una squadra che non molla. Quindi, Hanno nel DNA la tigna marchigiana? La tigna marchigiana, <ride> proprio raffigura in pieno quello che è il nostro carattere di marchigiani. Eh, è una squadra piccola fisicamente, però sono convinto che anche questa è una squadra che ci darà soddisfazione perché proprio per il carattere che mette in campo non mollerà facilmente anche con le squadre più titolate. Allora, parliamo Pino, siamo quasi in conclusione, comunque delle tante iniziative collaterali che sono eh, legate un po' al trofeo delle regioni. Diciamo subito che eh, ci sono delle sedute di allenamento della nazionale Under 18 eh, di coach Andrea Capobianco che ha scelto appunto Porto Sant'Elpidio e Civitanova per il mini raduno di tre giorni in vista tra l'altro del torneo di Manaim. Eh, lo stesso giovedì c'è un clinic molto interessante per gli allenatori con lo stesso Andrea Capobianco e con altri qualificati, Relatori, poi giovedì alle 18. Ricordo la cerimonia di apertura ufficiale nella splendida cornice ancora di Piazza del Popolo a Fermo e anche altro ancora, probabilmente. Pino. Ma per venerdì sera abbiamo organizzato una serata di svago per i ragazzi eh, al Palasport di Porto Sant'Elpidio. Alle ore 21 avremo uno spettacolo di artisti di strada coordinati da Veregra Street e saranno presenti artisti locali, quindi un giocoliere. Eh, Agrobati, che hanno il gruppo associazione ginnastica fermo 1985, che presenteranno uno spettacolo già presentato al campionato del mondo di Rosanna e in più i DAMUV, che sono <ride> diciamo, i famosi DAMUV che ai giovani diciamo, sicuramente faranno, fanno molto richiamo. Abbiamo anche detto alle selezioni, al loro arrivo, che c'è la possibilità, qualora lo volessero, di recarsi. Noi potremmo organizzarci con il trasporto eh, domenica sera alle 20.30 al Pala Rossini per assistere a Fabi Shoes e a Settermany Jeans Milano. C'è stato anche esatto, questo cambiamento di orario perché la Fabi Schus appunto giocherà il giorno di Pasqua. Sì, sì devo, scusami, Prego, ringraziamo certo, anche la Fabi Schus per la disponibilità perché, eh, diciamo, la partita importantissima che è in calendario sarebbe coincisa proprio con la mh, giornata finale del Trofeo delle Regioni e quindi su questo sono stati disponibilissimi, come così la stessa Scavolini-Pesaro, Scavolini-Siviglia che giocherà in postigibo esatto. lunedì sera. lunedì sera alle 20.30 contro la Vanoli-Braga a Cremona. Insomma, Lunedì pomeriggio si parlerà soltanto di trofeo delle regioni con le due finali, lo ricordo a Porto San Giorgio, alle 17 la finale femminile e alle 19 la finale maschile. Eh, spendo mezza parola per chiudere perché abbiamo parlato di tutti, parliamo anche un attimo degli arbitri e degli ufficiali di campo, anche per loro il trofeo delle regioni è molto impegnativo, diciamo che ogni regione porta un arbitro, no correggimi se sbaglio, ed un ufficiale di campo per ogni rappresentativa, esatto. quindi le marche ne hanno quattro sostanzialmente. Abbiamo due arbitri e due ufficiali di campo. E voglio fare anche un in bocca al lupo agli arbitri che sono Michele Centonza e Andrea eh, Barbaccia, mentre gli ufficiali di campo che rappresenteranno la nostra regione sono Alice Filippetti e Giulia Carducci. Concludiamo con un invito. Qui non si tratta soltanto di assistere ad un evento sportivo agonistico, ma eh, è una sorta di vero e proprio happening del basket giovanile. no? Sì, eh, diciamo che uno degli obiettivi che principalmente proprio il presidente regionale Davide Paolini aveva. Posto per l'organizzazione era quella di che costituisse questa, questo evento anche un momento di approfondimento, di aggiornamento per i nostri tecnici. Io proprio l'altro giorno sul sito della FIP ho detto non serve che viene Pianigiani o dal Monte o Valli per parlare dei nostri allenatori di Serie A per aggiornarsi. Io dico che per i nostri allenatori può costituire un momento importante per vedere la Pallacanestro a 360 gradi. La Pallacanestro giovanile vera d'Italia è nella provincia di Fermo da oggi fino a lunedì nove. Bene, vi ricordo ancora che eh, noi saremo ovviamente vicinissimi a questa manifestazione, vi ricordo una trasmissione speciale dedicata al Trofeo delle Regioni che andrà in onda giovedì alle 21:15, venerdì alle 21:30 e sabato alle 18 su TVRS Marche, canale 111 del digitale terrestre, non solo eh, tutti i giorni praticamente nei nostri notiziari avremo servizi eh, speciali sulle gare che si sono disputate il giorno prima per avere quindi un'informazione quanto più possibile esaustiva su questa eh, manifestazione, che è anche un motivo di orgoglio per tutto il basket marchigiano. Grazie a Pino Rutolini. Grazie a voi. E l'appuntamento, ovviamente, eh, è alla settimana prossima per le marche a Canestro. Ma ovviamente, tutti gli appuntamenti ve li ho già ricordati con il Trofeo delle Regioni 2012. Arrivederci a tutti. Marche a Canestro è stato offerto da Banca dell'Adriatico, da sempre vicini al mondo dello sport. Vicini a voi.